Al via a Pescara la sesta edizione di Ecomob, il primo grande evento di cultura sostenibile del centro-sud Italia. Mobilità sostenibile, turismo esperienziale, green economy, workshop e show. Così si presenta la sesta edizione di Ecomob, il primo grande evento di cultura sostenibile del centro-sud Italia. Forte dei numeri delle edizioni precedenti, con più di 50.000 visitatori, la presenza di 250 espositori e oltre 20 workshop rivolti ad esperti del settore, nonché a curiosi e simpatizzanti, Ecomob conferma la formula e annuncia le prime novità per questa sesta edizione. Aumenta intanto lo spazio espositivo in pieno centro città, fra il principale Corso Umberto e Piazza della Rinascita, con lo sguardo verso il mare, occasione di scoperta inoltre delle occasioni di shopping e food offerte dal capoluogo adriatico. Ecco noi Gianluca Giallorenzo tra gli organizzatori di queste tre giornate dedicate alla cultura sostenibile, ma per chi non lo sapesse che cos'è Ecomob, qual è il programma e quali sono anche le novità di questa sesta edizione? Sì, Ecomob è un expo sulla mobilità sostenibile, sul turismo esperienziale e sulla green economy. Qui diciamo, è possibile visitare degli espositori che trattano i vari argomenti come la mobilità sostenibile, appunto con la maggior parte dei brand automobilistici. È possibile provare le auto elettriche in esposizione, ma non soltanto auto, anche bike, scooter elettrici e anche prodotti e servizi legati all'efficientamento energetico. Tra l'altro ci sono veramente moltissimi espositori che sono arrivati da tutta Italia. Sì, ma questa è una nostra caratteristica già dal primo anno, veramente vengono da tutta Italia, da nord, da Torino, da Padova, ma anche dal sud, dalle Puglie e dalla Calabria. Tre giornate nel corso delle quali si faranno anche diversi workshop, insomma il programma è abbastanza ampio, ce lo vuole illustrare? Sì, il programma è fitto di convegni e meeting, toccano i vari argomenti dalla sicurezza stradale, dalle comunità energetiche, e poi c'è uno spettacolo di sabato sera del comico Zelig Diego Parassole, perché lui fa uno spettacolo sui cambiamenti climatici, per cui quella è anche un'occasione per vedere intanto un comico di livello nazionale e anche diciamo avere una chiave ironica, ma anche dare un senso e sensibilizzare alla cultura green. Pescara si rivela la location perfetta per promuovere la cultura sostenibile. Pescara deve vivere di eventi e questo chi non ancora fa fatica a capirlo deve fare un attimo i conti su quello che la città di Pescara deve e può offrire. E questo un evento come l'Ecomob, ma anche come il Giro d'Italia e tanti altri, non possono non essere fatti qui a Pescara. Luigi Albore Mascia, assessore alla mobilità del comune di Pescara, tre giornate dedicate alla cultura sostenibile nelle quali Pescara dimostra di essere la location perfetta per valorizzare questa cultura. Sì, è proprio così, è nel cuore della città questo evento che ormai ha la sesta edizione e che è diventato un must su questo tema, che è quello più ampio della qualità della vita, dell'ambiente, ma anche della mobilità sostenibile in genere. Questa eterogeneità di argomenti che viene trattata in questo evento lo rende poi di fatto un evento di respiro non solo regionale ma anche di respiro nazionale. Io credo che la famiglia Giallorenzo, che promuove in maniera impeccabile ogni anno questa manifestazione, sia sulla buona strada per far assurgere questo evento anche a un rango di carattere internazionale. Ecomob si sta ritagliando un suo spazio in un circuito per fortuna non solo eterogeneo ma anche ricco di proposte a livello nazionale e internazionale di eventi che trattano i temi di Ecomob. La partecipazione anche di espositori che provengono da tutte le parti d'Italia e non solo è la dimostrazione evidente di un buon lavoro fatto preventivamente, ma anche della sensibilità verso questi temi e del fatto che Pescara si offra come luogo straordinario per eventi di questo genere. Guerino Testa, deputato della Repubblica Italiana, Ecomob qui a Pescara, l'Abruzzo diventa la regione simbolo della sostenibilità. Esattamente, una manifestazione importante, ambiziosa, molto attuale, che convoglia nella bella piazza Salotto di Pescara tutti i marchi, i brand più importanti che oggi operano in questo settore. Siamo alla sesta edizione,
sta assumendo sempre più un'importanza e un'imponenza su un tema centrale a livello mondiale. E anche a livello ovviamente Italia è un tema che sta scaldando molto le varie coscienze, perché sempre più io ritengo che bisogna lavorare sulla formazione, sulla conoscenza di quello che non è il futuro ma ormai è il presente più immediato. E quindi manifestazioni del genere servono proprio ad aiutare le persone a comprendere bene qual è il futuro e in che direzione si sta andando. Io ritengo infine che le amministrazioni pubbliche come il Comune, la Regione, le Camere di Commercio ben fanno a sostenere manifestazioni del genere, perché stiamo parlando di un tema che fa coppia con transizione ecologica, transizione ecosostenibile, e quindi specialmente i giovani spero che riempiranno questa piazza in questi giorni, perché devono capire in che direzione si sta andando. Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale Cultura Sostenibile, Green Economy, Turismo Esperienziale, qui a Pescara, questo grande evento che promuove la cultura sostenibile. Beh sì, quando è partita Ecomob era un'esperienza pionieristica, si parlava di mobilità elettrica, di turismo esperienziale, di sostenibilità. Oggi diciamo che c'è stata probabilmente una tale accelerazione su questi temi che appare una iniziativa consolidata, ma in realtà loro sono stati molto bravi a trattare questi temi quando non erano all'ordine del giorno. Oggi sono all'ordine del giorno. E abbiamo il problema contrario, cioè quello di rendere il nostro sistema produttivo, la nostra organizzazione di vita compatibile con l'affermarsi di questi temi. Però è giusto discuterne e anche trovare insieme le soluzioni verso scelte che ormai non sono più rinviabili. Il mondo va verso la ricerca di sostenibilità, dobbiamo rendere però il sistema produttivo abruzzese all'altezza di reggere l'urto. Anche perché l'Abruzzo è una terra particolarmente vocata alla sostenibilità e soprattutto al turismo sostenibile. Sì, lo è, stiamo facendo, grazie anche all'opera dell'assessore Damario, tanti passi in avanti su questo. Anche il fatto che parte il Giro d'Italia è comunque un invito alla mobilità sostenibile, il Festival della Transumanza, sono tante le iniziative che facciamo, i cammini in questo senso. Noi siamo sicuramente una regione vocata alla sostenibilità e alla qualità della conservazione. Restiamo comunque una grande regione industriale e dobbiamo far convivere i due temi. Daniele Damario, assessore al turismo della Regione Abruzzo, qui a Pescara il primo grande evento del Centro Sud Italia dedicato alla cultura sostenibile. Ma assolutamente sì, una manifestazione che oramai si ripete da anni, è una manifestazione importante perché insieme alla promozione dell'Abruzzo vogliamo promuovere l'immagine dell'Abruzzo come una regione sostenibile. Devo dire che a qualcuno sfugge, ma io ritengo che l'Abruzzo sia già un modello di sostenibilità a livello nazionale e internazionale, perché unire al comparto industriale più importante del Mezzogiorno, 3 parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette, far sì che la Costa dei Trabocchi, che in questi giorni è salita alla ribalta nazionale, e insomma farlo passare al più grande insediamento abruzzese produttivo, che è la Sevel, a pochi chilometri, senza che si diano fastidio tra di loro, sicuramente è un modello di sostenibilità, e noi questo vogliamo farlo conoscere a tutti gli italiani. Sicuramente un modello che si presta perfettamente al turismo esperienziale, che è una delle tematiche che vengono toccate proprio in queste giornate. Ma sicuramente sì, io ripeto sempre che l'Abruzzo ha tutto quello che serve per rendere felici un turista, 133 km di costa, metà sabbiosa dedicata alle famiglie, soprattutto alla parte nord della regione, la Costa dei Trabocchi che oramai è diventato un mood a livello nazionale, le nostre aree interne, dicevo, i parchi nazionali, le nostre montagne, 500 km di piste, la gran parte innevata anche artificialmente. Insomma, abbiamo tanto da offrire e sappiamo che da qualche anno l'Abruzzo è più conosciuto in Italia e devo dire anche nel mondo. La Camera di Commercio ha sempre sostenuto questa bellissima manifestazione che valorizza la cultura sostenibile. Certamente sì, ricordo sin dal primo anno la nostra Camera è stata a fianco di questi organizzatori, perché è sicuramente un'iniziativa intelligente. Ogni anno è cresciuta, poi l'abbiamo fatto per 4 anni
nella cornice del Marina di Pescara, poi si è spostato qui in centro, che credo che sia anche ancora di maggior rilievo nel cuore della città di Pescara, e che io, oltre a ciò che si espone, ma c'è, la cosa importante è che ci sono una miriade di convegni che si susseguono in questi tre giorni per parlare di ambiente, per parlare di ecosostenibilità, per parlare di futuro dell'ambiente, che è il nostro futuro, il futuro dell'umanità. Per cui quando si parla di futuro di ambiente sostenibile, si parla sicuramente di cose importanti ed intelligenti. Spero che riusciamo anche a dimostrare che per il miglior ambiente dobbiamo utilizzare anche le migliori tecnologie, guardando a un futuro con meno immondizia, qualche termovalorizzatore fatto nelle migliori tecnologie che ci consente di migliorare l'ambiente sotto tutti gli aspetti, oltre a quello che si vede, ma anche a quello che si respira. Enrico Olivieri, titolare di Rampa Auto SRL, azienda presente qui in questo evento dedicato alla cultura sostenibile, ma soprattutto alla mobilità sostenibile. E la vostra azienda è un'azienda longeva che vanta addirittura 50 anni di storia. Esatto, quest'anno sono 50 anni che siamo nel settore automotive, passando per le varie fasi dell'automotive, appunto dall'officina classica di macchine fino ad arrivare oggi all'elettrico, che è l'attuale proposta che è sul mercato, che sarà anche il futuro. Proponiamo oggi le nostre vetture, che sono due classi diverse. Abbiamo la Gypsy, Yuan Gypsy, che è l'auto molto versatile, dal bassi consumi e dal risparmio energetico, appunto per la casa e per il proprietario della macchina, e propone anche versioni da lavoro come il pick up e il van, che sono molto utili nei trasporti all'interno di città, potendo entrare in zone ZTL, non pagando il parcheggio. Abbiamo diverse soluzioni da proporre. Si può portare sia con il patentino A a 14 anni, oppure a 16 anni con la patente B1, fino a salire con tutte le patenti. Abbiamo una velocità massima di 80 km all'ora, e quindi una macchina che può viaggiare e anche fare i piccoli lavori di ogni giorno. Quali sono i vantaggi di un veicolo elettrico che presenta poi tra l'altro queste dimensioni ridotte? I vantaggi di un'auto compatta sono sicuramente i parcheggi, come sappiamo bene, il girare nelle stradine dei paesi o delle città, quindi diciamo la versatilità oggi è la cosa più importante in una macchina per chi fa brevi tratti stradali. A questo si aggiungono tutti i vantaggi di un'auto green che rispetta l'ambiente. Esatto, esatto. Il fattore dell'ecosostenibilità è sicuramente un fattore importante a cui teniamo molto anche noi, per cui vi invito a venirci a trovare e provare le nostre soluzioni per la mobilità sostenibile a Colonia Spiaggia, alla sede degli Abruzzi, oppure contattateci al numero 339-4684-145 per fissare un appuntamento o un test di prova con la nostra macchina. Maurizio Marri, responsabile commerciale Manara Minicar, ci presenta queste minicar tra l'altro bellissime. Grazie, buongiorno. Allora sì, siamo importatori esclusivi in Italia dei nostri prodotti, appunto, che vengono importati dalla Cina, come buona parte dei prodotti macchine elettriche, e sono due marchi molto importanti, in particolare quello che viene indicato come Yan Yuan, che è il nome della fabbrica, che noi abbiamo nominato in Italia Gypsy perché abbiamo giocato sugli acronimi JY, e c'è una gamma molto vasta. Tra l'altro sta arrivando, e a breve faremo il lancio della nuova autovettura della Yan Yuan, quindi autovettura e non minicar, quindi prossimo mese poi siete tutti invitati per la presentazione. E qui abbiamo praticamente una gamma di piccole utilitarie
che possono accedere benissimo nella zona ZTL, come tutti sanno, ma anche proprio per le piccole dimensioni esterne di ingombro sono eccezionali, proprio per poter essere parcheggiato ovunque, per poter accedere ovunque, eccetera. Hanno una buona autonomia. Abbiamo due versioni, una omologata in LS, che è una versione che può essere guidata dai 14 anni o comunque con il patentino AM, quello del ciclomotore, e una versione invece maggiore che può essere guidata dai 16 anni oppure con la normale patente B, chiaramente entrambe le macchine. Quindi oltre alle minicar abbiamo anche una serie di veicoli da lavoro, quindi sia pick-up sia furgonati, e questi diventeranno e stanno diventando estremamente importanti per tutta la mobilitazione delle merci all'interno delle città, dei piccoli centri, di tutte le aree che noi tra l'altro abbiamo in Italia, che sono per lo più medievali, con vicoli stretti, con piccole strade, per cui sono estremamente importanti.